Non ti vedo più, però. Adesso torni. Ecco, sei tornato. Ci sei, ci sei. Ci sei, ci sei. Sì, c'è la batteria un po' scarica, in caso mi metto in carica. Quanto abbiamo finito? Vincenzo, Vincenzo, benvenuto su Jab Media TV. Buongiorno. Eccoci qua, è un Ciao. piacere, grazie per l'invito. Come stai? Tutto bene? Bene, bene, compatibilmente con questa stagione un po' grigia, no? Della nostra vita, Certo. tra pandemia e lockdown, però cerchiamo di essere creativi, di essere, come dire, in qualche modo propositivi. Credo che sia importante in questo periodo mantenere un'attenzione positiva, creativa e comunicare con gli altri. È anche il motivo per cui io non mi sono fermato, ho continuato a fare cose anche se qualcuno dice non è il momento di fare, però secondo me invece è sempre il momento. Assolutamente, secondo me non bisogna mai porre freno alla creatività, no? La voglia di esprimersi e di comunicare. E oggi è una giornata veramente importante perché parte il pre-order del tuo nuovo album, che sarà disponibile poi ufficialmente dal 4 settembre, digital downloading, ovviamente piattaforme di streaming e anche negozio di dischi. Ricordiamolo perché anche il negozio di dischi oggi come oggi ha bisogno di lavorare, di tornare ad avere i propri clienti, no? Quindi giornata importante, il titolo del disco è Ego, però non egocentrico, o sbaglio? Assolutamente no, 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 infatti sono contento della domanda perché c'è il rischio dell'equivoco. C'è il rischio dell'equivoco perché la parola ego purtroppo è stata sempre associata a qualcosa di ultimamente, voglio dire, di negativo, no? Si parla di eccesso di ego, di egocentrismo, come dicevi giustamente tu, ma in realtà io vorrei restituire alla parola il suo vero significato, che è proprio quello di tramite, di ponte tra la nostra parte più intima, le nostre pulsioni e la parte sociale. Io credo che sia importante che l'ego, quel tipo di ego, torni al centro della nostra vita e che ognuno con le proprie differenze, dica io sono qui, io voglio questo, perché si parla sempre tanto in maniera anche un pochino generalizzata e così spicciola di uguaglianza, ma l'uguaglianza che conta è quella tra persone diverse. L'uguaglianza tra persone uguali mi spaventa anche un po', insomma. Quindi, ecco, viva le differenze. E ego, appunto, vuole essere questo, vuole essere un faro illuminato sull'identità di ognuno di noi, che ognuno con le sue fragilità e con le sue forze possa dire la propria. Sai cosa pensavo, no? Che soprattutto per i più giovani, no? Per i ragazzi, per gli adolescenti, oggi uscire dalla folla, distinguersi, essere se stessi più che altro, no? Significa anche avere parecchio coraggio, perché secondo me ci sono poi un sacco di paure che vengono fuori, si crede magari di essere esclusi, emarginati, bullizzati, incompresi anche. Tu cosa ne pensi di questo? Sono d'accordissimo, cioè per l'angoscia di dover scegliere oggi si rinuncia anche a essere se stessi, si delega ad altri anche la propria creatività, la propria identità. Io non voglio denigrare un social come TikTok, non ne voglio parlare male, però mi sembra che TikTok sia una fotografia molto puntuale dello stato dei giovani di adesso, cioè i ragazzi si accontentano di esserci anche solo per 15 secondi, emulando gesti di altri e parlando o cantando con la voce di un altro. Cioè, in questo momento siamo all'atteggiamento, cioè è sufficiente l'atteggiamento per esserci, anche a scapito della propria identità. Ecco, mi sembra che vedere tutti questi ragazzi che fanno gli stessi balletti, le stesse mosse, dicono le stesse cose nello stesso limite di tempo, mi sembra un po' una piccola forma di coercizione, se vogliamo usare una parola grossa, di dittatura. Cioè, ci si sente tutti liberi di fare qualcosa, ma all'interno di una gabbia ben strutturata, ben congegnata, anche molto divertente, però dove non puoi essere te stesso fino in fondo. Ecco, questo è il rischio, secondo me. E per cui il coraggio, sì, il coraggio è una parola che sta passando di moda, ma credo che vada assolutamente ripristinata. Anche perché, guarda, tu hai citato TikTok, secondo me, adesso non vorrei dire cose esagerate, ma
è un po' la morte della creatività, TikTok, no? Cosa ne pensi? Sono d'accordo perché non c'è spazio rispetto agli altri social. Poi è divertente, guarda, io ogni tanto faccio delle passeggiate in TikTok perché spero sempre che comunque anche lì dove c'è un'omologazione, un appiattimento della differenza, ci sia sempre qualcosa poi che possa saltare agli occhi, ci possa essere sempre l'intuizione di qualcuno. Però la verità è che creatività ce n'è poca e zero perché, ripeto, vengono date una serie di regole prestabilite dentro le quali i ragazzi si devono muovere, quindi c'è veramente poco margine per la creatività. Però allo stesso tempo ci si sente gratificati perché si fa qualcosa che gli altri riconoscono, eccetera. Lo trovo un po' pericoloso perché, ripeto, si va sempre di più verso un livellamento della differenza, anche quando sembra che non sia così, quando sembra di essere al massimo della propria espansione creativa. In verità stiamo ubbidendo a delle regole. Io ho avuto modo di ascoltare il disco in anteprima e la cosa che mi ha colpito molto è che sembra che tu sia arrivato ad un punto della tua vita in cui ti senti veramente libero di dire quello che pensi, no? Cioè non te ne frega niente, questo è quello che penso e voi potete Sì. pensare ciò che volete, no? Però mi sono chiesto, visto che poi è un po' il tema, quello del coraggio, dell'essere se stessi, dell'ego, mi sono chiesto se a te è capitato di passare un periodo in cui avevi paura, ti è mancato il coraggio di essere come volevi essere e come hai affrontato quel tipo di situazione? Guarda, sicuramente è successo ed è successo più di una volta, è successo ai tempi della scuola. Forse quando io avevo 10 anni non si parlava di bullismo, però io sono stato bullizzato già nel mio nome, cioè il mio nome Vincenzo Incenzo era oggetto di una serie di scherzi continui. Avevo paura a dire il mio nome ed è brutto per un bambino non avere, come dire, la voglia di dire chi si è, no? Faccio un esempio molto piccolo, ma ce ne sono stati altri. Poi, avendo frequentato, mio padre lavorava all'estate e quindi ci lasciava a me e mio fratello in queste colonie estive dove spesso c'erano ragazzi più grandi che volevano esercitare una sorta di potere sui più piccoli. Tante volte uno, anche già nell'infanzia e poi avanti anche nel lavoro, magari si è dovuto confrontare con delle azioni di coraggio per uscire da situazioni sconvenienti. E io l'unica regola che ho cercato di seguire è stata sempre quella di ubbidire un pochino a quello che sentivo dentro. E non sempre ti è dato di poterlo fare fino in fondo, però in questa fase della vita sicuramente. Dopo tanti anni come autore, questo segmento, questa appendice di cantautore arriva in maniera quasi come un dono, no? Per cui io non ho niente da perdere, ecco, in questo senso. E mi piace dire tutto quello che sento senza dovermi preoccupare, di dover rispettare dei comportamenti indotti da qualcosa o da qualche regola di mercato, eccetera. Cioè, mi sento in un territorio completamente libero e proprio perché è arrivato in un momento della mia vita dove ho già avuto tanto e quindi non devo difendere nulla e mi piace l'idea di poter usare questo spazio per mettermi completamente a nudo, per avere coraggio e dire tutto quello che sento e quello che vedo. Secondo me è il traguardo migliore che ci possa essere nella vita di ognuno di noi, in assoluto. Esce il disco, esce ovviamente anche un singolo che va a raccontare in qualche modo una porzione dell'album. Il titolo è L'amore è un nome solo e racconta un pochino questo amore che fugge dalla ragione, un amore assoluto, no? Secondo te, quando avviene questo tipo di dinamica, non si va a sfiorare un pochino l'ossessione? Cioè non è che viene a mancare l'amore vero e puro? Guarda, io dico l'amore ha un nome solo perché credo, passando il tempo, insomma, mi rendo conto che forse l'amore vero arriva una volta sola e si rischia di perderlo, probabilmente lo si perde anche, e si rischia poi di inseguirlo per sempre, di cercarlo in altre persone, quindi in quello sì, forse ci può essere una forma
anche ossessiva di ritornare al punto dove ci si è perduti, no? Però c'è una cosa molto bella che dice Coelho, lo scrittore Coelho, che dice che spesso ci si trova a vivere due realtà. Una realtà che è la tua vita, magari trovi la pace, trovi il conforto, la stima della persona che è accanto, e fai anche dei figli, vai avanti, eccetera. Dall'altra c'è un amore con cui non sei riuscito a connetterti fino in fondo, ma che tornerà sempre a bussare alla tua porta. Ecco, io credo che ci sia qualcosa quando non si è fortunati da abbracciare subito l'amore definitivo, l'amore assoluto della tua vita. Quando lo si perde, c'è il rischio poi di doverlo inseguire per sempre. Questa canzone racconta un po' questo e racconta l'importanza. E lo dico non da moralista e probabilmente dall'ultimo della fila di quelli che lo possono dire, però l'importanza della fedeltà anche, l'importanza di appartenere a una persona, di sentirsi con quella persona legato oltre tutte le cose che possono accadere. Sentivo qualche giorno Pupi Avati che diceva: sono stato contento di resistere i primi anni con mia moglie a tutte le tentazioni, perché oggi ho un rapporto indistruttibile, no? Ecco, sono delle considerazioni che forse si fanno in età più avanzata, no? Da ragazzi è più difficile farle, però credo che sia importante avere delle regole umane, non voglio dire regole politiche, sociali, eccetera, ma delle regole umane in questa fase della mia vita sento che possono essere importanti. Questo disco è stato pensato a 360 gradi. Io potrei definirlo una sorta di concept album, forse sarebbe addirittura riduttivo. Ti va di raccontare un attimino che cosa ci aspetta, che cosa succederà anche dopo l'uscita del disco? Sì, guarda, io credo che sia un piccolo punto di arrivo questo album. Finalmente, avendolo anche prodotto, rispetto al precedente che mi piace ricordarlo, era prodotto da Renato Zero, ho cercato di far confluire tutte le discipline nelle quali in questi anni mi sono cimentato. Quindi non c'è soltanto la canzone, ma c'è la pittura, il vestito del CD, anche dell'oggetto fisico, è molto particolare, si apre in una maniera particolare, dentro ci sono delle immagini particolari. Quindi canzone, pittura, teatro e letteratura. Sono le quattro forme d'arte con le quali mi sono misurato in tutti questi anni e qui sono tutte presenti. Anche il concerto, nel momento in cui ci verrà data l'opportunità di farlo, ma comunque faremo da subito dei concerti online. Sono pensati in questa dimensione multidisciplinare, vorrei dire, un po' di piccolo teatro totale, dove appunto confluiscono le parole, gli strumenti, la voce, ma anche le immagini, la possibilità di dipingere in diretta mentre si suona qualcosa. Insomma, di girare intorno al circo delle arti a 360 gradi. E cosa ci si aspetta, cosa io vorrei che la gente trovasse, intanto una parte di se stessi, perché è un disco estremamente sincero, proprio per il motivo che ci diciamo prima, di non avere filtri, di non avere rete, di non avere nulla da perdere. Quindi ho raccontato tutta la mia fragilità, tutto il mio bisogno d'amore, ma anche tutta la mia indignazione per tante cose che vedo e che continuano a perpetrarsi, tante nefandezze, e quindi c'è ancora una volta la volontà di restituire alla canzone, in un momento in cui sembra che un po' l'abbia perso questo ruolo, una ragione anche un po' sociale, cioè la canzone un po' anche come sentinella di quello che succede intorno, così come era stato nella lunga stagione dei grandi cantautori, Dalla, De Gregori, eccetera, quando veramente la canzone era uno specchio della realtà che si stava vivendo. Tu l'hai citato poco fa, no? L'oggetto fisico. Io sono un grandissimo cultore dell'oggetto fisico, anche se ormai si tende a fare solo singoli per questioni di marketing, lo capisco benissimo, però è molto bello avere il CD in mano, o il vinile addirittura ancora Sì. meglio. Col vinile si apprezza ancora di più, secondo me, la copertina. E voglio dire, spesso le copertine poi sono diventate dei cult, penso a un sacco di copertine dei Beatles, penso ai Pink Floyd.
In Italia mi viene in mente tutti i lavori che ha fatto Luciano Tallarini, mi viene in mente Traslocandoli, Come Per no? te, ci sono veramente tanti grandi lavori. La tua copertina l'ho trovata molto significativa. Ti va di raccontare un pochino come nasce? Ma guarda, io avevo l'esigenza di rappresentare in un unico colpo d'occhio l'universo intorno al quale il nostro ego combatte, insomma. E quindi in questo volto, che è il mio volto, ma potrebbe essere il volto di chiunque, ci sono un po' tutti gli elementi in contrasto fra loro, dalla natura alla tecnologia, dall'arte. L'arte vorrebbe dire anche la tradizione, il passato con le nuove scommesse della contemporaneità. Poi c'è un quadro di Gericho, la zattera della Medusa, che rappresenta questi naufraghi che potrebbero essere i migranti di oggi, come a dire che poi la storia si ripete anche. E, insomma, ci sono tutti gli elementi in gioco del nostro vivere quotidiano in una maniera molto lirica, rappresentata in maniera molto bella anche da questo artista bravissimo che si chiama Alessandro Palmigiani, e quindi credo che sia tutto il mondo che c'è intorno, ma anche tutti i vari mondi che sono dentro di noi, perché ogni ego poi è formato da tanti ego. Il problema è metterli in armonia. Molte volte all'interno di noi stessi troviamo degli sconosciuti, no? Delle persone che non credevamo, che non sospettavamo esistessero. Ci scopriamo molte volte fragili, molte volte vigliacchi. Molte volte scopriamo invece delle cose bellissime di noi, magari incontrando una persona che ci risveglia delle cose. Quindi ecco, c'è un pochino tutto questo, ci sono le varie stagioni della nostra anima e i vari ambienti del mondo dentro il quale noi ogni giorno combattiamo. La produzione musicale del disco è stata affidata a Iori Gianluca Ricotti, è un grande davvero, cioè lui ha lavorato con i Queen, ha lavorato con Andrea Bocelli, con Morricone, anche con delle pop star giganti, mi viene in mente Dua Lipa, Ariana Grande, Britney Spears, eccetera. Il disco è formato da 9 tracce e una di queste è una cover di un brano di Lucio Dalla. La cosa che mi ha colpito di più è che non è esattamente uno dei pezzi più conosciuti della sua discografia, quindi evidentemente se hai scelto quello è perché ci sono dei motivi particolari. Sì, intanto ti faccio una piccola parentesi, visto che tu sei un cultore dell'oggetto CD, nel CD ho inserito anche altri contenuti e per dare, come dire, un valore aggiunto all'oggetto. E vorrò fare anche l'album, il vinile, e addirittura stiamo facendo questa scommessa con Yuri di fare la cassetta, che è qualcosa che sta tornando in altre parti del mondo e che ci piacerebbe fare proprio a completamento di questo viaggio un po' folle che stiamo facendo. Per quanto riguarda la cover di Lucio, è un brano che abbiamo scritto insieme tanti anni fa, l'unico brano che ho avuto la fortuna di poter scrivere con Lucio. Ci ho pensato tanto, sono innamorato di quel brano perché è uno dei primi brani che ho scritto. Tra l'altro, ho scritto la musica di quel brano e non i testi, come di solito accade. Come dire, il confronto era impossibile, insomma, per cui ci ho pensato tanto dover cantare un brano di Lucio Dalla. Ecco, questa era la sfida. Poi ho preso un po' di coraggio, a proposito di coraggio, e ho cercato di avere sempre davanti lui come interlocutore, sia nella costruzione dell'arrangiamento, che lo trovo straordinario perché abbiamo chiamato Liberatori, il tastierista originale di Lucio, che ha fatto qualcosa di straordinario, cambiando tutti gli accordi, spostando tempi e armonie rispetto all'originale. Ma ho avuto sempre il confronto con lui, dico: ma questo sarebbe piaciuto a Lucio anche quando cantavo. E alla fine credo che sia venuta fuori qualcosa di credibile, di sincero. Non l'avrei pubblicata se non fosse stato così, proprio per rispetto, insomma, all'originale e al breve ma intenso incontro con Lucio Dalla. Mi sembrava importante, mi sembra sempre importante ricordare questi grandi artisti. Poi come autore sento il dovere in ogni album di mettere qualcosa della mia produzione, ma soprattutto di queste esperienze straordinarie. Mi piacerebbe magari nei prossimi mettere il brano che ho scritto con Sergio Endrigo, piuttosto che uno scritto con la PFM. Insomma, sono testimonianze importanti anche per dire
dove stiamo andando, ma anche cosa c'è stato prima di noi, che è molto importante. Il brano di cui stiamo parlando, di Lucio, che fa parte del tuo disco, si intitola Rispondimi, questo lo specifichiamo. Sì. Li hai appena citati tu alcuni degli artisti per cui hai scritto dei brani, perché in realtà la tua attività di cantautore è piuttosto una novità, si potrebbe Recente, dire. sì. Nel senso che tu hai passato una vita intera a scrivere canzoni per altri artisti, hai fatto davvero delle cose che sono rimaste anche poi nel tempo, davvero dei cult sono diventati, però mi incuriosisce, cioè per un autore di canzoni come te, che ha scritto davvero per i più grandi, mi piacerebbe capire se oggi come oggi vede nelle nuove voci femminili oppure negli artisti che escono dai talent, piuttosto che nel mondo indie, anche se lì sono già più cantautori, si scrivono le canzoni da soli, però comunque se vede un artista che lo incuriosisce, che gli fa venire voglia di scrivere una canzone per lui o di regalargliene una. Guarda, ce ne sono più di uno, insomma, io quando vedo un cantautore, un giovane cantautore, quando ascolto qualcosa, sono sempre molto concentrato perché per una indole naturale sono attratto più dai cantautori, magari. E in questi anni ce ne sono stati più di uno che mi hanno incuriosito. Diodato mi piace molto, per esempio, e ce ne sono tanti anche oltre confine che mi incuriosiscono molto, ma sono rimasto un pochino affascinato per un periodo anche abbastanza, in maniera anche abbastanza intensa da tanti rapper. Mi dispiace che un po' i rapper abbiano perso quella spinta iniziale di essere un pochino, come dire, testimoni dei grandi cantautori, no? Raccontavano la realtà intorno a loro, la società che li circondava. Ora si sono un po' persi, diciamo, nelle discoteche, nelle grandi macchine, nelle grandi piscine. Lo trovo un peccato perché credo che quel codice lì possa essere un passepartout formidabile nella comunicazione di oggi. E si è un pochino autolimitato, cioè si è un po' ristretto in un ambiente dove gli argomenti più o meno sono sempre quelli. Lo trovo un peccato. Io stesso faccio uso, non da rapper, ma del codice rap in un paio di brani nel disco, proprio perché il rap ti dà la possibilità di dire tanto in breve tempo. Ed è un peccato quando quest'arma non viene sfruttata. Però anche all'interno dei rapper, ecco, ci sono dei giovanissimi che mi piacciono, insomma, sono molto aperto alle cose nuove, così come amo visceralmente i grandi cantautori del passato. Quindi non trovi che ci sia omologazione? Ce n'è sicuramente oggi, rispetto al passato, però ecco, poi come dire, la campanella che è suonata con Diodato a Sanremo, per esempio, è uno di quei segnali positivi perché risveglia probabilmente tutta poi una catena che segue, magari di cantautori sommersi che possono in qualche modo ora avere una maggiore attenzione. Quindi credo che in quello vada cercata poi la differenza. E quello che si sente che va per la maggiore non mi affascina molto, dico la verità, lo sento molto omologato, quello sì. Non ti ho chiesto nulla durante tutto l'arco dell'intervista, ma è impossibile non farlo perché purtroppo, ahimè, è un po' il tema, no? Di questi ultimi mesi. Parliamo di Covid, ma parliamo soprattutto di quella che è la situazione attuale per quanto riguarda la musica dal vivo, i concerti, non soltanto la musica, ma tutto il mondo degli eventi, dell'arte, della creatività. Come pensi che saranno i prossimi mesi? Credo che saranno complicati, credo che saranno complicati, però la capacità anche di una persona creativa è quella di trovare anche nel momento della crisi l'opportunità per fare qualcosa. Io non ho pensato mai, ho sentito molti miei colleghi dire che in questo momento non conviene uscire, fermarsi, eccetera. Io credo che non sia mai il momento di fermarsi, anzi, forse l'artista ha proprio questo compito qua. Mi vengono in mente adesso, è una visione molto romantica, però i ragazzi
del Decamerone di Boccaccio, che mentre c'è la peste a Firenze loro stanno fuori dalla città a scrivere, a raccontare poesie, eccetera. Cioè, io credo che l'arte abbia anche un valore consolatorio molto importante, molto forte, di conforto. E forse per un certo aspetto in questo momento ci può essere anche più attenzione, almeno nell'ascolto online. Poi per il discorso che riguarda il live, certo è molto difficoltoso. Io sto programmando una parola grossa, ma comunque sto cercando di organizzare un piccolo tour, qualche teatro che aprirà. Teatri che hanno 1.000 posti garantiscono 200 posti, più o meno questa è la percentuale. È tutto molto complicato, si aspetta settembre come dire una deadline, ma in realtà settembre è già adesso, quindi non credo ci saranno grandi sconvolgimenti. Cercherò di fare il possibile per suonare dal vivo. Abbiamo già pensato a una serie di appuntamenti online con la band, fatti bene, diciamo, con la possibilità anche di interagire con il pubblico, con il CD fisico da dare, eccetera, eccetera. Cioè creare una vicinanza in qualche modo comunque con la gente che vorrà esserci. Certo, è molto complicato, però non riesco a perdere il mio ottimismo. Cioè, credo che la possibilità di comunicare anche con una sola persona, con 10, rispetto che con magari 1.000, come può essere in momenti più felici, sia comunque un'opportunità da prendere a braccia aperte. Sono d'accordo, siamo arrivati quasi alla fine, però c'è una domanda finalissima che volevo farti. Nel momento in cui abbiamo capito che sei arrivato a un punto della tua vita in cui fondamentalmente te ne freghi di ciò che possono pensare gli altri della tua opinione, allora io vorrei chiederti se c'è in questo periodo storico, in questo momento, qualcosa che ti sta veramente antipatica in questo periodo e se sì, qual è? Una cosa che non sopporti più. Ma credo che sia antipatico rilevare che il parere di tutto quello che accade, sotto l'aspetto culturale, politico, musicale, sportivo, sociale, sia in mano a 10 opinionisti che troviamo dappertutto, ogni giorno, che ci dicono di che cosa ci dobbiamo ammalare, che cosa dobbiamo vedere. Se era a rigore o no, qual è la canzone dell'estate? Sono sempre gli stessi 10 e io dico: ma è possibile che noi dobbiamo avere questi 10 elementi davanti ogni sera su tutti i canali che ci devono dire quello che dobbiamo essere e quello che dobbiamo pensare? È chiaro che è una provocazione questa, il discorso è più grosso, cioè questo delegare agli altri per tornare anche all'inizio. E rinunciare per paura, per codardia, per mancanza di coraggio a dire la propria, ci siamo tolti da soli il diritto di parola. Questa cosa mi sta veramente sulle scatole. E questo delegare agli altri il giudizio, il parere, sentiamo cosa dice questo, sentiamo cosa dice quest'altro. Ecco, a me non me ne frega più molto di cosa dice l'opinionista di turno. Vorrei che i microfoni scendessero in piazza in mezzo alla gente veramente, come qualche volta accade, però in maniera un pochino architettata dalle televisioni. Sarebbe bello che, insomma, si tornasse a riprendere il diritto di parola veramente e che si tornasse ad essere ego, per chiudere, per chiosare in bellezza. Ecco, mi dà fastidio quando arriva da qualche altra parte la traccia da seguire, la strada che dobbiamo fare, il consiglio. Per trovare l'ispirazione e l'entusiasmo per tornare ad essere ego, da oggi è in pre-order il tuo nuovo album, che si chiama proprio Ego. Lo trovate in digital download, lo trovate sulle piattaforme di streaming e nei negozi di dischi. A partire in questo caso, la data è il 4 settembre. Quindi mi raccomando, è il nuovo disco di Vincenzo Vincenzo. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie mille, è stato un Grazie, a piacere. presto. A Grazie. presto.